piacevolmente con un amico di Linea Notte, Ruggero Cappuccio, scrittore, regista teatrale. Parleremo di teatro. Bentornato intanto, Ruggero. Parleremo dello spettacolo dedicato a Roberto De Simone, che ci sarà domenica al Quirinale. E poi ti chiederò, insomma, che cosa ne pensi di questo teatro senza pubblico, insomma, è una cosa che può andare avanti? In che modo è giusto continuare su questa strada? Senti, la domanda che volevo farti, l'ho anticipata all'inizio, magari rivedendo anche alcune immagini della Scala di qualche giorno fa. Ma non c'è soltanto la Scala. Ecco, questo il teatro. Senza pubblico. È un'esperienza che può essere fatta una tantum, oppure vale la pena insistere? Vale la pena insistere per resistere. Noi, per esempio, variamo la sezione invernale del Napoli Teatro Festival attraverso la realizzazione di 10 docufilm. Avrebbero dovuto essere 10 spettacoli teatrali e invece diventano 10 docufilm. Abbiamo cioè virato sul linguaggio televisivo. Ma il teatro ha senso soltanto attraverso la simbiosi tra pubblico e chi è vivente. I teatri, Maurizio, sono le ultime libere sezioni politiche rimaste nel nostro paese. Non ce ne sono altre. Sono i luoghi in cui le persone si confrontano, i luoghi in cui le persone si incontrano. Ora qui c'è un piccolo problema. L'arte materiale è deperibile a seconda dei fattori di umidità, intemperie o di incuria. Un quadro cioè rischia se c'è umidità. Poi c'è l'arte immateriale. Gli attori rischiano, gli artisti rischiano se c'è indifferenza e ignoranza. E qui mi corre l'obbligo di dire una cosa. Nessuno di noi vorrebbe che i propri figli andassero a scuola e avessero degli insegnanti che non hanno letto mai libri. Nessuno di noi si augurerebbe di vivere in un paese, in una nazione, in cui la classe politica dirigente non ha letto libri, tranne pochissime eccezioni, non frequenta i concerti, non frequenta la musica da camera, non segue il teatro di prosa, non ama la danza. Io in 35 anni di teatro, ai miei spettacoli e a quelli dei miei colleghi, ho visto un numero di politici che potrei contare purtroppo sulle dita di una mano sola. Quindi che cosa accade quando avviene ciò? Che l'indifferenza e l'ignoranza determinano naturalmente una serie di guasti. I teatri italiani erano già in profonda crisi, le orchestre regionali sono state tutte chiuse, anche il maestro Muti ha lanciato un grido di dolore su questo. Noi siamo un paese che detiene il 75% del patrimonio musicale del mondo, ma abbiamo eliminato l'educazione musicale dalle scuole. In Austria una persona che è un violinista, è considerato una persona seria a Vienna o a Salisburgo. Da noi un primo violino di un prestigioso teatro è considerato invece una persona che ha un hobby, tutt'al più. Comunque, utili esperimenti per resistere. In particolare mi è piaciuto moltissimo quello di Mario Martone, che ha avuto la forza, data la sua competenza sul mondo del visivo, di far virare il linguaggio teatrale sul linguaggio cinematografico. E quindi questi esperimenti valgano per resistere. Dopodiché, qualcuno mi deve sempre spiegare, carte alla mano, che cosa succede quando in un teatro devono entrare 200 persone su un totale di contenimento di 1.500 e questo non è possibile. È come se io chiedessi di far entrare 15 persone in un autobus che ne contiene 100. Ma i teatri hanno una cubatura straordinaria. I biglietti non si toccano perché si comprano online. Le persone non toccano merci, non toccano materie, non calano mai la mascherina. Io quest'anno ho fatto 130 spettacoli con il Napoli Teatro Festival e non è accaduto assolutamente nulla, anche perché il pubblico è un pubblico So bene molto, che molto questi educato. argomenti ti appassionano moltissimo e staresti qui a parlare tutta la notte, caro Ruggero, però noi ci dobbiamo fermare e insomma quello che hai detto è molto chiaro, molto A condivisibile. proposito degli spostamenti, le persone che vanno a teatro non possono usare i mezzi pubblici perché gli spettacoli terminano a mezzanotte.
Quindi le persone che conosco io, e sono migliaia, capisco naturalmente le preoccupazioni del professor Pregliasco, si recano a teatro con mezzi propri. L'altra cosa è questa: la classe dirigente politica, se svolge un ruolo soltanto amministrativo e non culturale, svolge un ruolo da amministratore di condominio, ma fa matematica. Anche Einstein faceva matematica, ma ha cambiato la storia del mondo. Insomma, noi vorremmo una classe dirigente più consapevole.